tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Muore nel sonno a soli 6 mesi la tragedia a Piobbico, nel pesarese. Volano fino a Londra per assistere ad una partita dell'NBA, ma dei biglietti nemmeno l'ombra. A Borgopace un uomo non dà notizie di sé da giorni, l'amico lancia l'allarme, i vigili lo trovano morto in casa. Il comune di Fano ci ripensa e annulla il regolamento sugli arredi urbani. A Pesaro Matteo Ricci annuncia l'avvio dei lavori al nuovo hangar, la famiglia Scavolini contribuirà con oltre 1 milione di euro. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 di Fano TV. Partiamo dalla cronaca e cominciamo dalla brutta avventura che hanno vissuto questi due fanesi che sono stati truffati a Londra, avevano acquistato i biglietti dell'NBA, ma quando sono arrivati là dei biglietti nemmeno l'ombra. Per gli appassionati di basket di mezzo mondo, poter assistere dal vivo ad una partita del campionato professionistico dell'NBA statunitense, dove militano i migliori giocatori al mondo, rappresenta un sogno, sia per i costi elevati e per il viaggio, gli USA non sono proprio dietro l'angolo. Ma alle volte i sogni si possono concretizzare ed essere più a portata di mano. È quello che devono aver pensato Enrico Di Maggio e Simone Falcioni ad agosto dello scorso anno, quando hanno visto su Facebook comparire l'annuncio di un'agenzia turistica di Urbino che reclamizzava un pacchetto per un viaggio soggiorno con biglietto per la tappa europea del campionato NBA per la partita dei Boston Celtics e dei Philadelphia 76ers in trasferta a Londra alla 02 Arena per l'11 gennaio 2017. Londra non è al di là dell'oceano, i giorni sono pochi ed il costo, seppur elevato, oltre 500 euro, abbordabile. Detto fatto, Simone ed Enrico hanno prenotato e con loro altri 100 italiani. Ma sia per loro due che per gli altri 100, il sogno si è trasformato in un incubo, perché nessuno di loro ha mai visto la partita. Ci siamo ritrovati l'11 di gennaio, lì davanti alla O2 Arena, senza biglietti, con altri 100 compagni nella nostra stessa situazione, ritrovati truffati da questa agenzia, della quale io non metto in dubbio la buona fede, possono essere tranquillamente essere stati truffati anche loro, però è stata veramente una brutta situazione. Siamo stati 3 ore lì, dalle 5 alle 8, e lui ci ha sempre temporeggiato dicendo, nel senso che lui ci avrebbe mostrato dei documenti relativi al pagamento, ha detto adesso ve li mostro, però di concreto lui non ha fatto niente. E questo comunque è un po' sospetto, perché anche nell'interesse suo di dimostrare che avrebbe fatto, che è stato truffato, era importante, ne avrebbe guadagnato anche in credibilità. E lui si è presentato lì sperando di trovarli, perché lui sicuramente sapeva da, non lo so, 10 giorni, una settimana, 2 settimane di non averli questi biglietti. E avrebbe comunque potuto evitare di farci prendere ferie, di farci volare fino a Londra, vivere a Londra noi 4 giorni, ma poteva essere alcuni 2 o 3 giorni, e comunque Londra costa, spendi un sacco di soldi e ti ritrovi con niente, cioè la delusione è stata pazzesca. L'agenzia di Urbino, la Eventour, specializzata in questo tipo di viaggio sportivo, si dichiara vittima anch'essa di un raggiro ed il titolare, come abbiamo sentito, ha fronteggiato a sangue freddo a Londra l'inferocito gruppo di appassionati lasciati a bocca asciutta davanti ai cancelli della 02 Arena londinese, a rischio anche di buscarle. L'agenzia per i biglietti della partita, mai arrivati nelle mani dei clienti, si sarebbe affidata ad un'agenzia di secondary ticket e affida ad un post sulla pagina Facebook il commento di quanto accaduto. Siamo desolati ed increduli quanto voi per ciò che è accaduto relativamente ai biglietti della partita di Londra. Stiamo provvedendo ad effettuare gli accertamenti del caso e abbiamo contattato le autorità competenti. Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e siamo pronti a far fronte a tutti i disagi da voi subiti. Momenti di tensione comunque, dicevi. Abbastanza, c'erano persone abbastanza arrabbiate, me compreso, poi
non serviva a nulla, però alcune persone stavano anche arrivando alle mani, poi dopo la polizia a un certo punto l'ha portato via. Come siete rimasti adesso? Adesso noi oggi proveremo ad andare su in agenzia Urbino, lui ci ha contattato tramite mail dicendo che avrebbe cercato un accordo bonario, noi gli chiederemo cioè magari il risarcimento perlomeno di pacchetto e volo. E adesso andiamo a Piobbico, dove una bambina di 6 mesi è stata trovata morta per cause naturali nel suo lettino ieri sera. La neonata, figlia unica, si trovava assieme ai suoi genitori di origini romene, 21 anni lui, 19 lei, in attesa di residenza e per questo ospiti di un conoscente in un residence del posto. A nulla è servito l'intervento del 118, allertato dagli stessi genitori che l'hanno trovata già senza vita quando hanno provato a svegliarla per darle da mangiare, secondo quanto riferito dai carabinieri di Urbino, chiamati attorno alle 23. La piccola ora si trova all'obitorio dell'ospedale di Urbino in attesa dell'autopsia che verrà eseguita domani alle ore 10 e che dovrà far luce sulle cause del decesso. Non c'è stato bisogno di ricorrere al TAR da parte dei commercianti fanesi per far cambiare il regolamento sugli arredi urbani. Perché? Perché il Comune di Fano ha deciso di far dietro front. Regolamento sugli arredi urbani di Fano. Il Comune e l'assessorato all'urbanistica devono ricominciare da capo. Questa sera operatori commerciali e rappresentanti di Confcommercio con assessore tecnici comunali si sono ritrovati a ridiscutere diversi aspetti del tanto contrastato regolamento dopo che le parti hanno portato avanti le trattative a mezzo legali per trovare un compromesso che potesse accontentare entrambe le parti. Si è arrivati a questo parziale dietro front dell'amministrazione comunale grazie ad una iniziativa della parte in causa e di Confcommercio. A grido di "queste regole ci faranno chiudere", 25 commercianti firmarono ai primi di dicembre la diffida affinché venisse ritirata la delibera sul nuovo regolamento concordato con la soprintendenza che regolamentava gli arredi urbani per gli esercizi commerciali, tavolini, sedie e ombrelloni del centro storico di Fano. A togliere il sonno agli operatori un paio di punti del regolamento, visti proprio come fumo negli occhi, ovvero la distanza da rispettare di 3,50 m tra gli arredi e la carreggiata, distanza che per diversi di loro è impossibile da rispettare, e l'obbligo di ricoverare tutte le sere gli arredi e anche la limitata scelta dei materiali, prevalentemente in ferro. Su questi aspetti ora il Comune è venuto incontro alle richieste dei commercianti. E dopo l'incontro che ci sarà con il Comune e insomma, con il Sindaco e con la Giunta faremo proprio anche un incontro come Confcommercio, quindi come direttivo di Confcommercio e con gli operatori soprattutto per parlare dell'arredo. E diciamo che alcune delle modifiche che noi abbiamo richiesto, quindi che gli operatori hanno richiesto e come Confcommercio sono state modificate, quindi sono state prese e modificate. Diciamo che la cosa appunto veramente importante è che dopo la diffida il Comune ha deciso di abrogare il vecchio regolamento che era stato approvato con la delibera 255 del 2017 e di approvarne uno nuovo con appunto Lino le relative modifiche importanti per gli operatori che quindi sono andate a delinearsi. L'amico non ha notizie di lui da alcuni giorni, così preoccupato decide di lanciare l'allarme e così quando i vigili del fuoco del distaccamento di Macerata Feltria forzano la porta lo trovano morto riverso sul pavimento. L'uomo è un 63enne che viveva in un'abitazione a Lamoli, frazione nel comune di Borgo Pace ed era deceduto ormai da diversi giorni. È stato trovato in una stanza vicino alla camera da letto, riverso sul pavimento, a pancia sotto ancora vestito. I soccorritori, carabinieri e vigili del fuoco, hanno trovato la luce della cucina e la lampada del comodino ancora accese, segno evidente che l'uomo è stato stroncato da un malore.
Torniamo a Fano. Continuano gli spostamenti, i traslochi di alcuni importanti uffici del Comune di Fano da un posto all'altro. Questa mattina, questa volta ad occupare i nuovi spazi, è toccato all'ufficio commercio, alla mobilità urbana e alla polizia amministrativa. Allora, Assessore, un edificio che viene riutilizzato con notevoli vantaggi sia dal punto di vista anche proprio dell'utilizzo degli spazi, ma anche delle economie del Comune. Sì, in quanto questo ufficio era di nostra proprietà e quindi l'amministrazione comunale non paga più l'affitto, diciamo, di altri uffici. È un ufficio molto funzionale, è un ufficio che in un anno riceve, almeno quello della viabilità e del traffico, circa 3.000 persone e quindi un ufficio rilevante dal punto di vista dell'accesso appunto del pubblico, e avendolo spostato in quest'area forse più comoda per alcuni aspetti, sicuramente senza le barriere architettoniche, l'amministrazione comunale è soddisfatta, è molto soddisfatta di questo risultato, perché otteniamo uno spazio migliore per poter accedere, quindi diamo un servizio migliore anche alla cittadinanza, perché l'ufficio mobilità nel Comune di Fano si occupa di tantissime cose, al di là dell'attività che fa in giro nelle strade, ovvero la rimozione, l'installazione della segnaletica verticale e il rifacimento e la nuova realizzazione della segnaletica orizzontale, è l'ufficio che ha stretto contatto col pubblico, e quindi il pubblico è bene che sappia che insomma gli uffici si sono spostati in quest'ala, in questa parte della città, perché rilasciamo autorizzazione per invalidi, autorizzazioni per ZTL, occupazione suolo pubblico anche per attività produttive e permessi temporanei, quindi con durata inferiore a 48 ore. Quindi è un ufficio che ha stretto contatto col pubblico, gli diamo uno spazio migliore e offriamo un servizio sicuramente migliore anche per la nostra comunità. Il Comune di Fermignano riceverà 910.000 euro dal Ministero dell'Istruzione per la messa di sicurezza in sicurezza degli edifici scolastici dal rischio sismico. Il MIUR ha approvato il progetto esecutivo presentato dall'amministrazione comunale, che prevede l'adeguamento di 20 aule del complesso scolastico Donato Bramante. I fondi messi a disposizione dal Ministero rispondono alla ricognizione svolta sulle strutture scolastiche dalla Regione e dai singoli comuni, i cui risultati incrociati hanno portato alla individuazione delle priorità da eseguire per le singole scuole. Complessivamente la provincia di Pesaro Urbino riceverà 14 milioni di euro. La cifra più corposa spetta al Comune di Apecchio, che avrà a disposizione 1 milione e 400 mila euro. Piazza 20 Settembre gremita ieri per la tradizionale benedizione degli animali. Uno dei tanti appuntamenti più partecipati e risentiti nella città, quella dell'ormai tradizionale benedizione degli animali a Fano, organizzata dalle Giacche Verdi con il patrocinio del Comune di Fano in collaborazione con le unità cinofile e della Protezione Civile. Una piazza 20 Settembre gremita di ogni specie animale, dal cane al cavallo, qualche gatto rinchiuso nel proprio trasportino, conigli ed asini. Una mattinata fresca ma baciata dal sole ha permesso a tante famiglie con il proprio amico quattro zampe di partecipare alla benedizione in ricordo del patrono degli animali, Sant'Antonio Abate, dal vescovo di Fano Armando Trasarti. Beh, nella tradizione ordinaria l'animale domestico era compagno di lavoro, le mucche da traino o anche nutrimento di vita, tipo il latte, tipo il formaggio, tipo anche il maiale. Oggi l'animale domestico è diventato soprattutto la compagnia per gli anziani, la compagnia nella malattia, la compagnia per i bambini, e l'animale in sé, se rispettato, c'ha molto anche da insegnarci. La natura non contaminata da un io malvagio nell'animale. Un animale protegge sempre il figlio, un animale difende il figlio sempre. Noi umani a volte in un io inquinato non riusciamo a fare tutto questo. Poi dono di creazione, tutto serve, purché l'animale non diventi un idolo ma un compagno di vita. A
conclusione della benedizione e alla distribuzione di panini e biscotti benedetti, il Comune di Fano ha donato un riconoscimento alla giovanissima sportiva fanese Elisa Cenogastri, che all'età di 11 anni ha ottenuto importanti risultati nazionali in discipline di equitazione. Sì, solitamente le premiazioni le facciamo in comune, però oggi ci tenevamo perché Elisa Cenogastri, che è una campionessa fanese di equitazione, campionessa nazionale, oggi era qui con il suo cavallo, Kiss della Love, e quindi è stata una premiazione a tutti e due gli atleti, al cavallo e a questa ragazza straordinaria che sta facendo benissimo nell'equitazione. Una notizia è arrivata adesso, arriva da Montecchio di Vallefoglia, dove c'è stato un furto avvenuto all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta in piazza Giovanni XXIII. È successo che alcuni malviventi, alcuni ignoti, sono entrati all'interno di questa chiesa e hanno rubato dall'altare, da sopra l'altare, un altare che era già stato preparato per la funzione religiosa, per la Santa Messa del pomeriggio, un calice in argento placcato oro del valore di circa 1.200 euro. Le indagini sono in corso a cura della stazione dei carabinieri di Montecchio di Vallefoglia. E adesso invece andiamo a Pesaro, dove sono partiti i lavori al vecchio hangar, così ha annunciato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, nell'area cantierata del Palasport di Via dei Partigiani. Verrà effettuata la sostituzione delle vecchie caldaie, hanno detto e evidenziato anche i tecnici, realizzata la nuova rete impiantistica collegata all'intervento strutturale sulla parte edile e poi il miglioramento sismico di tutta la struttura con un investimento di 4 milioni e mezzo di euro. Con l'assessore Enzo Belloni il sindaco ha visitato il cantiere, questa mattina sono partiti i lavori che trasformeranno un luogo simbolo della città di Pesaro in un auditorium per circa 2.000 persone. La struttura sarà intitolata alla famiglia Scavolini, anche in questo caso con il contributo di 1.200.000 euro hanno dimostrato una sensibilità straordinaria verso tutto il mondo della cultura e dello sport, ha detto ancora il sindaco Ricci. L'obiettivo è di concludere i lavori nella primavera del 2019. E adesso, come ogni lunedì, diamo lo spazio alla pagina sportiva curata da Matteo Del Vecchio. Ancora fermo il campionato di Serie C di calcio e in attesa di sapere che fine farà il Vicenza e quindi se l'Alma potrà festeggiare la salvezza 4 mesi in anticipo in seguito a disgrazie altrui, l'apertura di questa sera è dedicata al volley con la Virtus che però purtroppo in questo 2018 sembra aver smarrito la via della vittoria. Dopo la sconfitta per 3-1 subita a Pineto alla ripresa del campionato, ieri la formazione di coach Radici è stata superata in casa dalla Sir Safety Perugia nella gara valida per la 12ª giornata di Serie B. Contrariamente alla trasferta in terra abruzzese, i virtussini appaiono più combattivi e pur giocando un primo set opaco danno vita ad una gara combattuta e divertente. Dal canto suo Perugia non sembra avere 10 punti in meno in classifica dei fanesi e soprattutto a muro e in battuta si dimostra letale. Non entra mai in partita nel primo parziale la Gibam, che perde poi anche il secondo per 31-29 dopo essere stata avanti anche per 20-16. La reazione che un Palace Allende gremito si attende arriva al terzo set, vinto per 25-19, ma nel quarto un attacco vincente dell'ospite Fantuozzo chiude la contesa dopo che la Gibam aveva sprecato ben 5 set ball che avrebbero consentito ai fanesi di giocarsi il tiebreak e di andare quindi a punti. Domenica prossima l'occasione di riscatto è rappresentata dalla trasferta di Loreto, una gara dove servirà andare a punti per evitare di compromettere l'ottimo lavoro svolto fin qui e disputare una seconda parte di stagione senza troppi patemi. E dalla sconfitta del parquet della Virtus passiamo a quella del fango del Fano Rugby, che vede sfumare per un soffio il sogno di disputare per il secondo anno consecutivo i play-off per la Serie B. Nell'ultima gara della prima fase, andata in scena ieri al Falcone Borsellino, i ragazzi di Franco Tonelli e Walter Colaiacomo perdono per 17-19 contro San Benedetto e dalla prossima settimana dovranno dunque disputare i play-out per non retrocedere in C2. Un campo ai limiti della praticabilità e alcune decisioni arbitrali discutibili sono alla base della sconfitta di ieri, anche se a pesare sull'economia della stagione sono le 6 sconfitte iniziali consecutive che hanno di fatto quasi compromesso l'esito del campionato.
Per sperare nella pool promozione, infatti, oltre a battere San Benedetto, i rossoblù dovevano sperare in una sconfitta interna del Macerata contro la Polisportiva Abruzzo, una sconfitta che invece non è arrivata e quindi per Fano sarebbero stati play-out a prescindere dal risultato della partita di ieri. E dalla delusione per l'obiettivo mancato per un soffio nel rugby passiamo a quella del frisbee, con una notizia che arriva dall'Australia, dove la nazionale italiana Under 24 ha vinto la medaglia d'argento superata in finale dagli Stati Uniti per 15-13. Quattro i ragazzi fanesi protagonisti di questa spedizione oltreoceano: Luca Valentini e Tobias Mine, tesserati per l'Ultimate Frisbee Fano, e Alberto Tonelli e Bruno Mine, anche loro cresciuti nella società fanese e attualmente tesserati per il CUSB Bologna. Prima di cedere il passo a dei maestri del disco come gli americani, i ragazzi azzurri avevano superato Giappone, Austria, Cina, Taipei, Colombia, Giappone, fino alla semifinale dove hanno avuto la meglio sulla Germania. E dallo sport giocato passiamo ad un appuntamento che è stato presentato venerdì nella Sala Macchi della Delegazione Pontificia Santuario di Loreto, dove si è alzato il sipario sulla 53esima edizione della Tirreno Adriatico, la seconda corsa ciclistica più importante d'Italia dopo il Giro. L'edizione 2018 della manifestazione, organizzata da RCS, si svolgerà dal 7 al 13 marzo, con partenza dal Lido di Camaiore, ed una delle tappe fondamentali, la penultima, vedrà i ciclisti tagliare il traguardo proprio nella Città della Fortuna. Lunedì 12 marzo, infatti, la penultima tappa sarà la Numana Fano, con partenza dalla cittadina in provincia di Ancona ed arrivo in Viale Gramsci. La carovana di ciclisti giungerà in città dalla strada statale Adriatica Sud e dalla zona Ponte Metauro si sposterà nei pressi della zona industriale fino a giungere in località Tre Ponti. Da lì ci si sposterà in via Campanella per arrivare al quartiere di Sant'Orso, dal quale, una volta attraversata l'interquartieri, si arriverà in via Roma fino alla bandiera a scacchi posta su Viale Gramsci. Un arrivo in volata reso ancora più suggestivo dal transito dei corridori di fronte all'Arco d'Augusto. Chiudiamo la pagina sportiva di questa sera con una breve di calcio a 5 che riguarda il Flaminia, squadra leader del campionato di A2 femminile e che ieri, grazie al gol di Valentina Falcioni, ha superato per 1-0 in casa il Torres nel primo turno di Coppa Italia. Per le ragazze di Alessandro Imbriani ora ci sarà la Noalese di Melania Gabbiadini, ma prima di questa sfida, prevista per il 4 febbraio, si tornerà nuovamente in campo in campionato con le fanesi che domenica prossima faranno visita al Trento. Bene, e allora grazie a Matteo Del Vecchio per questa pagina sportiva. Prima di salutarci c'è tempo per una notizia che riguarda il tempo, perché la Protezione Civile delle Marche ha diffuso oggi un avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domani, martedì, e per quella di mercoledì mattina, quando saranno e soffieranno venti molto forti da sud-ovest, con raffiche fino a tempesta violenta che potranno raggiungere i 103-117 km/h nelle zone di montagna e in collina. Dopo il telegiornale andrà in onda Box, una nuova puntata in cucina con lo chef, e poi un film, tra poco vi dirò anche il titolo. Però prima vi ricordo che il telegiornale Occhio alla Notizia di domani andrà in onda alle 19.30 e non alle 20.30, quindi la prima edizione con un'ora di anticipo rispetto al consueto orario, per consentire la diretta del Papa, che come sapete è in viaggio apostolico, quindi alle 19.30 e non alle 20.30. Dicevo del film, dopo il telegiornale andrà in onda Un santo senza parole, un film ispirato alla vita di San Felice da Nicosia. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito. Buonasera a tutti.